Buonasera a tutti per il primo video di Fuori Luogo da Vienna dalla Commission on Narcotic Drugs dell'ONU. Oggi si apriva la 63esima sessione della CND, che è l'organo che gestisce le convenzioni internazionali dell'ONU sulle sostanze psicotrope. E questa doveva essere la sessione in cui la raccomandazione dell'OMS per la riclassificazione della cannabis veniva votata. Abbiamo saputo però nelle scorse ore che la scorsa settimana di fatto si è avuto un accordo informale tra le nazioni che costituiscono l'organo dell'ONU per rinviare questa decisione alla sessione intersessionale di dicembre o al più tardi alla prossima commission, 64esima commission prevista per il 2021. Di fatto ha avuto ragione l'oltranzismo della Russia, che non aveva nessuna intenzione di votare una raccomandazione che di fatto semplicemente riconosce le proprietà terapeutiche della cannabis, ma che per visione ideologica da parte della Russia, della Cina e di altri paesi che si sono accodati, sarebbe diciamo un'apertura di credito ai tentativi di regolamentazione legale della cannabis in corso in molti paesi del mondo. Quindi diciamo una posizione puramente ideologica che non si interessa assolutamente delle evidenze scientifiche portate dalla review molto approfondita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che quindi proponeva appunto la rimozione della cannabis dalla tabella 4 delle convenzioni, e che a questo punto, grazie comunque a un accordo che c'è stato a livello di CND, dovrà comunque essere votata o a dicembre o a marzo prossimi. Trovate tutte le informazioni rispetto a questa decisione sul sito di Fuori Luogo. Questo è il primo video di una serie che vorremmo realizzare qui da Vienna, per cui ci vediamo domani, restate sintonizzati sulla pagina Facebook di Fuori Luogo e buona serata a tutti.